e che penso abbia fatto in modo di diventarle odioso solo per evitare di mancarmi di riguardo. Cara Cristina, so di quanto tu ne sia innamorata, sia dal punto di vista mentale che sessuale, come hai avuto modo di confidarti. E so anche che prima di lui hai avuto una relazione con un noto industriale. Cari amici, non crediate che mi faccia piacere fare la figura del cornuto davanti a tutti voi, ma Cristina è talmente in gamba nel raccontare le sue verità che non potevo lasciare solo a lei la narrazione del motivo per cui io stasera termino la mia convivenza con lei. A sua mamma, povera donna, così provata dalla vita, cosa ha detto perché le avesse timore che sua figlia non fosse più al sicuro a dormire con me? Io che una donna non la sfiorerei se non come un fiore. E quindi cosa avrebbe detto a tutti voi sui motivi che ci hanno allontanato? La verità è che una banale storia di infedeltà, addirittura preconiugale. Sono tanto deluso, cuore a pezzi. Mi faccio la colpa di non aver capito come una donna non possa davvero amarti se un matrimonio ti mette contro i figli, coi quali dovrò faticosamente cercare di recuperare un rapporto deterioratosi in questi 3 anni. Cara Cristina, Mykonos, vai col tuo avvocato, sii felice con lui. Come sai, è tutto pagato, così come è pagato il viaggio in Vietnam anche con tua figlia, una splendida e seria ragazza che davvero mi dispiace debba essere toccata da questa situazione. Ti confermo la mia stima lavorativa. Se vorrai, al tuo ritorno potremo valutare come proseguire una collaborazione professionale. Invece la nostra storia insieme finisce stasera. Ti auguro di essere felice col tuo nuovo compagno e di continuare a brillare nella vita come hai fatto in questi anni. Scusate e buonanotte.